San Marino si trasforma in un set cinematografico con le riprese del docufilm su Alberto Sordi. Chuck, batti Lore nel frattempo, batti. Ok. Racconti inediti rivivono tramite la macchina da presa per celebrare un mito del cinema italiano. Alberto Sordi Secret è il titolo di un nuovo docufilm in lavorazione e girato in parte sul Titano. Con San Marino l'attore aveva un legame speciale, profondo estimatore della Repubblica. Qui presentò personalmente un film nel 95. Siamo in centro a San Marino e una delle case storiche è stata trasformata, lo vedete, in un set cinematografico e noi abbiamo incontrato il regista Igor Righetti, che è anche cugino del celebre attore. Tutto il docufilm è proprio improntato su scene che nessuno, ovviamente conosce della vita privata, familiare di Alberto. Io proprio alle cene, ai pranzi, ho cercato di carpire, no? Di rubare tutti questi momenti di vita familiare e li ho voluti far conoscere al grande pubblico. Per me è un grande piacere stare qui perché Alberto era legato in modo affettivo, in modo molto forte a questa Repubblica. Tra gli obiettivi del Titano, quello di crescere nel settore del cineturismo. Alberto Sordi è più di un gigante, diciamo così, del mondo cinematografico. È stata una fortuna che avesse anche dei segreti nella Repubblica di San Marino, diciamo segreti, ma sono segreti raccontabili. E Igor Righetti, i registi, tutti quanti hanno scelto anche la Repubblica di San Marino, per noi è un vero onore. E poi ci sono altri grandi aneddoti, ma non li posso spoilerare tutti, altrimenti che ci andate a fare poi. Ma che ci andate a fare poi al cinema a vederlo?